i treni regionali cruccio e tormento per tanti cittadini toscani e chiaramente soprattutto per i pendolari. La denuncia la fa in una conferenza stampa, il PD in aula se ne parla su iniziativa di una consigliera di Fratelli d'Italia. Il discorso si allarga anche al trasporto su gomma, coinvolgendo praticamente tutti i gruppi. Oltre alle nuove importanti modifiche alla legge urbanistica, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, trovate ancora tutto sul nostro sito e sul canale YouTube del Consiglio regionale. Il Consiglio stesso ha approvato un'altra legge importante, quella sugli impianti di radiocomunicazione, che vuol dire soprattutto antenne per la telefonia 5G. Le commissioni hanno lavorato in questi giorni in vista della prossima seduta, affrontando tanti temi che poi saranno discussi e in qualche caso votati. Si è parlato così di case popolari, di porti di competenza regionale, della variazione di bilancio nuova che il presidente della Giunta preferisce però chiamare manovra di assestamento. Tantissime di vario genere le iniziative che trovano spazio a Palazzo del Pegaso, di arte, cultura, sport, tradizione, valorizzazione dei prodotti tipici, ma anche di diffusione nelle scuole. E su questo c'è un progetto particolare che porta le mappe geografiche, sì, avete capito bene, le mappe, nelle scuole medie. Siamo nei giorni del Capodanno dell'Annunciazione che, grazie anche al sostegno del Consiglio regionale, trasforma alcune delle nostre città in grandi palcoscenici per la tradizione e la storia. Il cuore di tutto quest'anno è a Massa Marittima. Treni, che passione, nel senso però troppo spesso di sofferenza, in particolare per i pendolari delle nostre linee. Il Partito Democratico racconta gli esiti del viaggio dei suoi consiglieri su tutte le 14 tratte regionali. In 8 di queste ci sono stati ritardi e rimborsi, quindi evidenti disservizi. Durante il confronto in aula tutti i consiglieri però votano una mozione, un documento di una consigliera di Fratelli d'Italia, Elisa Tozzi, poi emendata dal consigliere PD Merlotti. Impegna il Presidente e la Giunta ad assumere iniziative urgenti nei confronti del governo, azionista unico di Ferrovie dello Stato, affinché sia convocato un tavolo nazionale con i gestori del servizio per evitare questi disservizi. Alla discussione partecipano tutti, l'argomento è di grande importanza e impatta sulla vita quotidiana delle persone e delle imprese. L'analisi inevitabilmente si sposta poi anche sul tema del trasporto su gomma e qui le critiche delle opposizioni sono dirette soprattutto alla regione che ha affidato il servizio dopo una gara ad un unico gestore. Sul trasporto nel suo complesso la regione però investe 630 milioni di euro, è la seconda posta più importante dopo la sanità, commenta l'assessore Baccelli qualche giorno dopo in commissione. Numerose sono state le domande arrivate a lui dai consiglieri che in molti casi lamentavano problemi proprio sul trasporto su gomma. Oltre a questa discussione e ad altre, una in particolare chiedeva il cessate il fuoco in Palestina e la liberazione immediata degli ostaggi di Hamas, il Consiglio regionale approva due leggi. La prima interviene sulla normativa urbanistica che risale ancora all'assessora Marson e ne abbiamo già parlato. L'obiettivo è una semplificazione che si realizza anche con l'esclusione della copianificazione per i piani strutturali. L'altra legge, altrettanto importante, riguarda gli impianti di radiocomunicazione, quindi oggi soprattutto le antenne per la telefonia 5G, 19 i favorevoli, 5 i contrari, 8 gli astenuti. Non che la regione da sola possa stabilire le regole, spiega Lucia De Robertis, presidente della Commissione Territorio e Ambiente. Allora, gli obiettivi sono il miglioramento dell'efficienza per garantire comunicazioni e connessioni e che funzionano davvero nel rispetto però dell'ambiente. Un tema molto dibattuto è quello dei microimpianti che potranno essere realizzati solo su infrastrutture esistenti. Si vuole rafforzare poi il ruolo programmatorio dei comuni. Noi abbiamo votato convintamente questa legge che va nella direzione dell'innovazione. Il 5G serve all'evoluzione, serve allo sviluppo, serve uno sviluppo responsabile. Ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Si astiene il gruppo di Fratelli d'Italia.
non tutte le cose di questa legge vanno nella direzione che i suoi consiglieri speravano. È una norma in chiaroscuro perché, al di là di alcune semplificazioni, elimina però dall'obbligo di accatastare nel catasto pubblico degli impianti i microimpianti, che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città. Basti pensare che attraverso le audizioni di ANCI ed ARPAT abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne e in Toscana non meno di 7.000, il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico, che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo. La Lega, con i suoi interventi, chiedeva ancora maggiori competenze per i comuni e propone senza successo un invio del voto. Per questo alla fine vota contro. I comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere della organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne, che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche, con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Il gruppo del Movimento 5 Stelle chiede più attenzione alla salute, all'ambiente, a verificare l'impatto delle nuove tecnologie. L'esigenza di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono ad avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscita a fare, abbiamo una copertura aree grigie che ancora non sono coperte, e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori, senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale, però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra, soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Sul tema parla anche il consigliere del gruppo misto. È vero che noi si va verso il 5G, il 6G e poi va a sapere che cosa, però ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda, ovviamente etimologicamente, vuol dire fare profitti e quindi è meno interessata a poter perseguire la copertura di tutto il territorio, ma come politica, come pubblico, noi dobbiamo fare in modo che questo succeda. L'ultimo femminicidio in Toscana c'è stato in Garfagnana, il marito ha ucciso la moglie da cui si stava separando, un'altra tragedia che certo riporta in primo piano il tema della violenza di genere e degli strumenti per fronteggiarla. Ecco da cosa nasce questa iniziativa, che è la prima di carattere pubblico della Fondazione per la Formazione Politica Istituzionale Alessia Ballini ed è organizzata in collaborazione con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità. È una prima iniziativa fatta direttamente dalla Fondazione per la Formazione Politica Alessia Ballini. Iniziamo questo percorso che vuole essere un percorso formativo per gli amministratori, per chi ha il compito, l'onere gravoso di stare quotidianamente sul territorio. Iniziamo da un territorio di frontiera, quello della violenza di genere, in cui l'interrogativo è che cosa può fare la politica su vicende tanto intime, tanto dolorose quanto collettive. All'evento, insieme a numerosi studiosi, partecipa anche la senatrice Valente, che è stata presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Impariamo
impariamo a credere alle donne, non giustifichiamo più il comportamento degli uomini, soprattutto promuoviamo tra i ragazzi e tra i più giovani, ma anche tra gli amministratori e le amministratrici, come facciamo esattamente stamattina, una cultura del rispetto e soprattutto una cultura della parità tra i generi. Uomini e donne devono imparare a stare in una relazione in maniera assolutamente paritaria, ma soprattutto agli uomini va contestata una modalità che è ancora fondata sulla cultura della sopraffazione, del dominio e del possesso. Fin quando una donna, soltanto una donna, verrà uccisa e verrà violentata dalle mani barbare di un uomo, ognuno di noi deve fare la propria parte. Dobbiamo farla prima di tutto chi come me ha responsabilità di sensibilizzare, di fare in modo che tematiche come queste arrivino da subito nelle nostre scuole. Lo stesso presidente Mazzeo ha commentato giovedì l'ultima tragedia sul lavoro avvenuta poco più di un mese dopo la strage con 5 morti nel cantiere di Via Mariti a Firenze. La vittima questa volta c'è stata a Lucca, in un cantiere stradale. Lo stillicidio prosegue con morti e feriti, spesso gravi, e conseguenze invalidanti per tutta la vita, scrive Mazzeo. Basta con le parole del momento che, se scuotono le coscienze, non danno soluzioni. Quello che sta accadendo adesso non è degno di un paese civile, continua. Servono misure e fatti concreti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, provvedimenti anche coraggiosi che le istituzioni devono assumere con responsabilità e velocemente. Che temi sono stati affrontati nel lavoro delle commissioni questi giorni? Intanto quella per la sanità e le politiche sociali ha discusso della richiesta, con 2.500 firme, di un nuovo distretto sanitario nelle colline metallifere. Poi ancora con l'assessora Spinelli ha fatto il punto sull'edilizia residenziale pubblica. Vediamo i numeri, sono circa 50.000 gli alloggi in 5.871 edifici. Altri sono in costruzione, per più del 54% sono stati realizzati prima del 1970. Il 37% è stato costruito tra il 70 e il 2000 e l'8,4% soltanto dopo il 2000. La frequenza media è di 2,38 persone per alloggio, per un totale, questo è importante, di 107.744 inquilini. L'85% delle domande, oltre 17.000, sono state accolte. Nel 2022 le nuove assegnazioni sono state 1.029, 2% in più rispetto all'anno prima. In discussione la variazione di bilancio in attesa delle decisioni sul payback, il rimborso che la regione aspetta per la sanità. Per questo il presidente Giani ora parla di assestamento di bilancio. La decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità del payback ci sarà a maggio. Per ora, continua il presidente della Giunta, non abbiamo toccato i 400 milioni che aspettiamo, ma certo è stato necessario, come sanno i telespettatori, l'aumento dell'IRPEF regionale per redditi sopra i 28.000 euro. Altri capitoli importanti riguardano la cultura e il trasporto pubblico locale, con attenzione alle fasce deboli. Nella Commissione Territorio e Ambiente si è parlato anche dei porti, che sono sotto la competenza dell'autorità regionale. Quello di Santo Stefano ha un piano regolatore del 2014, quello di Marina di Campo e quello di Isola del Giglio non hanno nessuna forma di pianificazione. Per Viareggio adesso forse potrebbero esserci le condizioni per una collaborazione proficua tra Comune e Regione per il nuovo piano. Questa è la situazione. Si intitola Mappe geografiche nelle scuole e il titolo è già chiaro: favorirà ancora, perché il progetto è già partito, la conoscenza della geografia, soprattutto chiaramente quella dei nostri territori. L'idea è stata del presidente del Consiglio regionale. Finalmente siamo riusciti oggi a presentarlo. Ringrazio l'Istituto Geografico Militare, generale Panizzi, perché per noi è un'eccellenza della nostra terra, e lavorare insieme permettere alle ragazze e ai ragazzi di essere cittadini attivi, di conoscere di più la nostra regione, le condizioni geomorfologiche, capire in quale terra bellissima e unica al mondo vivono. Noi vogliamo lasciare alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di diventare sempre più cittadini della nostra regione e sapere che da oggi in ogni classe delle scuole medie della Toscana ci sarà una cartina geografica della nostra regione dà il senso di quello che è l'impegno che vogliamo portare avanti. E poi tutto questo lo facciamo
Made in Tuscany. Saranno coinvolte in questo progetto 1500 classi di scuola media in tutta la regione, grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e naturalmente, perché è la fonte scientifica, l'Istituto Geografico Militare di Firenze. Saranno consegnate le carte geografiche alle classi prime e i docenti saranno poi accompagnati in un percorso di studio e di approfondimento su tutto quella che è la cartografia e non solo, anche la conoscenza dell'IGM, l'organo dello Stato, cartografico dello Stato, che oltre a produrre le carte geografiche è qui vicino a noi con un ricchissimo museo degli strumenti e con una biblioteca che contiene circa 120.000 volumi. Il fatto che l'Istituto Geografico lavori per i giovani attraverso la regione è fondamentale, diciamo che è l'output, è il risultato a cui noi andiamo. Fare cultura della geografia vuol dire poi rendere i nostri ragazzi consapevoli dell'importanza della geografia, che poi vuol dire conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, delle genti, delle problematiche, in ultima analisi appassionarsi del territorio. Questo direi è il bel risultato. Se ce la facciamo, direi che è un grande risultato. Altro tema di interesse in questo periodo che precede le elezioni, quelle comunali e quelle europee, è quello dell'applicazione delle norme sulla par condicio. Il Corecom ha organizzato altre tappe del suo tour formativo e informativo insieme all'Ordine dei giornalisti e alla sua fondazione. Ecco la tappa livornese. Sono le regole che entrano in vigore durante le campagne elettorali e referendarie. Come dice il nome, sono delle regole che cercano di dare delle condizioni eque, pari, a tutti i soggetti politici che sono in competizione per un appuntamento elettorale. Tra poco ci saranno le elezioni europee e amministrative, che in Toscana coinvolgono circa 180 amministrazioni comunali, e quindi a un certo punto inizierà la par condicio, cioè entreranno appunto in vigore delle regole che decidono chi e quanto può accedere ai mezzi di comunicazione. La cosa che è conosciuta, diciamo, dai più sono le controversie telefoniche e sicuramente è un settore che è molto importante, perché è un servizio gratuito e con cui l'utente che lamenta di servizi o insomma, manca fatturazione sbagliata o comunque problemi con i gestori telefonici o Pay TV si può rivolgere al Corecom gratuitamente. Il Corecom vuole dare anche una proiezione sui territori della propria attività, con tante iniziative, questa è soltanto una. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di far conoscere a tutti, sia ai cittadini ma anche alle istituzioni, quello che è il nostro ruolo all'interno di tutta quanta la struttura istituzionale toscana. Ci occupiamo di tante questioni che riguardano la comunicazione, a partire da quella più grande, che è quella relativa alle controversie telefoniche, e poi anche alla sensibilizzazione su alcuni temi come il patentino digitale, che è l'educazione a favore degli studenti dell'utilizzo corretto di internet. Due eventi di cui si è parlato a Firenze hanno riguardato la provincia di Livorno. Il primo, la presentazione pubblica dopo la partecipatissima iniziativa avvenuta a Livorno qualche giorno fa del libro La parola e il marmo, cimiteri cattolici di Livorno dal 600 a oggi, edito da ETS, l'autrice è Lucia Frattarelli Fischer. Qui è stata presentata anche la nuova edizione, la 57esima del Rally dell'Elba. Si svolgerà a fine aprile, per l'esattezza il 26 e il 27. Le iscrizioni sono aperte fino al 17 aprile. Ne abbiamo parlato ampiamente nei nostri telegiornali. Prima di salutarvi, ricordiamo che questo è il weekend del Capodanno dell'Annunciazione ed è Massa Marittima la città che stavolta ospita le celebrazioni principali con oltre 1500 figuranti. Firenze e Arezzo l'hanno preceduta negli anni. La tradizione di questa festa, che fino a metà del 700 coincideva con l'inizio del nuovo anno, è particolarmente sentita anche a Pisa, a cui si riferiscono le nostre immagini. E proprio con queste immagini oggi vi lasciamo, appuntamento a venerdì prossimo 29 marzo, sempre alle 21.10, ancora come facciamo da tanti anni, dopo il TG della sera.